Parte il track racing a Misano. La stella brutale di Mercedes. Aria fresca per Autoclima. La nuova gamma T di Renault Trucks. Bentrovati agli amici di Tracking News. Come promesso ci troviamo a Misano Adriatico alla prima gara del Track Racing 2014 nel circuito dedicato a Marco Simoncelli. Sono in compagnia di Massimiliano Barberis, un weekend all'insegna di tantissimi importanti eventi sportivi, giusto? Sì Pamela, perché oggi parte una tappa del Giro d'Italia e addirittura a Monte Carlo ci sono le prime prove per le pole position della gara di Formula 1. Sembra quasi un Germania contro tutti. Là abbiamo la Mercedes che deve essere battuta, qua abbiamo dei camion MAN, sempre tedeschi, che devono essere battuti. Sembra quasi un campionato monomarca perché ci sono solo Renault Trucks, Univeco e poco altro. Beh, però io so anche che in questo weekend italiano saranno protagonisti anche volti importanti femminili. Rispetto, se vuoi, a Monte Carlo, dove anche qua in effetti ci sono tante ragazze a bordo pista, noi qua abbiamo ben due donne che gareggiano insieme agli uomini. E allora parte il weekend del Track Racing 2014 col primo servizio. Camion alla partenza della prima prova del campionato di track racing. Avrebbe dovuto iniziare in Turchia, poi per problemi organizzativi la prima data del campionato è rimasta qua in Italia. La seconda sarà come sempre in Spagna. Le gare si svolgono nell'arco di due giorni, sono una gara la mattina e una al pomeriggio, sia di sabato che di domenica. C'è un momento in cui addirittura i primi 8 classificati della pole position nella seconda gara vengono invertiti come posizione di partenza. Questo per rendere un po' più complicata e anche competitiva la gara. La prima giornata di competizione della prima gara del track racing, che è appena partito, vede anche la presenza dei primi bestioni decorati. Alle mie spalle ovviamente uno Scania che fa la parte del leone, ma non mancano anche i Volvo, gli Iveco e dei MAN. Sono attesi 35.000 visitatori e circa 150 camion decorati. E a margine del circuito dedicato al SICA Misano Adriatico troviamo nella versione Limited Edition un pezzo davvero unico, l'Arox Brutale 630 cavalli. Qua a Misano abbiamo portato un'importante anteprima sul mercato italiano, che è il nostro nuovo trattore, nuovo Actros 1863. 63 sta per 630, che è il numero di cavalli del nuovo motore che presentiamo qua per la prima volta. È un motore da 15,6 litri di cilindrata che riporta Mercedes un po' nella nicchia delle alte potenze. Per presentare questo nuovo motore abbiamo deciso di fare una versione speciale in collaborazione con un allestitore del settore, una versione che abbiamo denominato Brutale 630, che con una serie di chicche in acciaio cromato va a esaltare la linea del nuovo Actros pur mantenendo comunque l'eleganza tradizionale del marchio Mercedes. Al Track Racing 2014 ci troviamo allo stand di Autoclima, presente per il secondo anno a questo appuntamento importante. In questo momento sono con Marco Fortunati, responsabile del mercato Italia. Presentiamo tra i vari prodotti la novità di quest'anno. Sì, la novità per quest'anno è dell'impianto U-Goal, nato da poco ed è l'ultima novità della nostra gamma e che completa la gamma già esistente presente sul mercato. Yugo è un innovativo impianto di condizionamento e climatizzazione a veicolo fermo che ha la caratteristica di essere completamente portatile, quindi può essere spostato da un camion all'altro, può essere portato da una nuova a una vecchia vettura ed è un grosso risparmio senza nessun costo di installazione per il camionista, quindi pensiamo essere una bella innovazione, un plus per tutti coloro che sul camion dormono e vivono le intere giornate.
Raccontami la vostra presenza, che è abbastanza storica e consolidata qua a Misano. Ormai sono molti anni che siamo presenti in questo circuito, che è sinonimo di corse di camion, quindi veicoli industriali. Per noi è il palcoscenico ideale per presentare la nuova gamma T, che ormai direi è un anno che viene lanciata in tutti i maggiori eventi, in tutte le occasioni, e abbiamo pensato che questo fosse il palcoscenico per chiudere in un certo senso un anno di lancio che è iniziato proprio qui a Misano con una campagna teasing, per arrivare oggi ad avere il lancio e poter fare in modo che i clienti potessero provarlo su pista e vederlo salire in cabina. Al weekend del camionista 2014 non solo gare ma anche servizi e accessori come Midland e Federal Mogul. Con Giorgio Lacasella, direttore marketing della Midland, siamo a Misano per presentare la vostra ultima novità, un cavallo di battaglia però, il Midland 48, che è il classico CB da camionista. Esattamente, finalmente quest'anno dopo anni di lavoro siamo tornati sul mercato con questo prodotto che ha fatto la storia del CB, la storia di Midland. È un prodotto completamente rinnovato tecnologicamente, ma che porta avanti il suo cuore retro e rimane il nostro campione di vendita. Vi state però anche sviluppando in altri settori più meno professionali e più giovanilistici, come le action camera. Esattamente, eccoti, questa è la XTC400 e da circa 5 anni Midland ha completato la propria gamma di prodotti con questi oggetti, che sono uno degli oggetti tecnologici oggi più ricercati sul mercato e ci aprono decisamente al grande pubblico. Quindi la gamma di prodotti CTS si completa, non è più soltanto CB, non è più soltanto radio, anche se rimangono i nostri prodotti di punta, ma è anche action camera e anche Bluetooth per i motociclisti. Massimo Altafini, managing director della Federal Mogul Sud Europa, che vuol dire 9 paesi, qua a Misano con i prodotti frenanti, ma non solo, perché si parla anche di pezzi importanti di quasi tutti i motori che sono qua in gara. Noi siamo qui presenti con il team Baghira per fornire e testare i nostri materiali di attrito, ma a parte questo riusciamo anche nella produzione dei componenti motore a vedere quello che è il nostro business giornaliero applicato a questi mezzi. Quindi tutto ciò che riguarda la componentistica, pistone, canne, segmenti, guarnizioni, bronzine, l'ultimissima tecnologia dei motori viene applicata in questo settore praticamente. Conclude qui la nostra avventura al Track Racing 2014 sul podio per la gara 3 David Parzesche e per la gara 4 Jan Kalimeda. E per ora è tutto da Misano, alla prossima puntata con Tracking News. Grazie, arrivederci.